E rieccoci qui a un'altra puntata di God End. Sabato mattina, siccome mi sono svegliato relativamente presto e non ho più niente da fare, volevo registrare un po', e quindi andiamo avanti con God End. Anche perché ieri ho fatto un po' di pratica, e visto che sono fresco magari non farò proprio schifo. Allora, nel negozio abbiamo dritto 3. Prendiamolo. E c'è un po' di roba nuova, questo non mi interessa. Prendo un altro gancio. E poi c'è questo, assolutamente va preso. Poi c'è questo che è nuovo, che è il primo colpo alza e il secondo lancia via. Ed è utilizzabile perché si può fare il primo colpo, poi schivare in su e non fare il secondo. Quindi ha i suoi utilizzi. Questo qui ha una proprietà particolare che tende a... se c'è un nemico vicino tende ad agganciarsi al nemico, cioè. Ha un lock-on automatico, quindi può essere utilizzato. E questo è un altro launcher. E vabbè, è quello che è. E c'è questo, che è un altro launcher ancora. E questa la prendiamo all'inizio della, del quadro 6 gratis, quindi non conviene prenderla qua. Questo è un altro launcher. No, questo è un juggle. Questa è un'altra che schiva attacco alto, quindi un'altra molto abbastanza forte. Poi e poi mi sa basta. Sì. Quindi prendiamo, anziché montante 2, rimettiamo dritto 3. Quindi abbiamo Sugar Zin che inizia con... Ah, però dobbiamo upgradare. Mettiamo questa qua, quindi questa inizia con la sinistra. Quindi io farei cambia dritto 3 con slab sinistro, tanto più o meno alla stessa velocità. Quindi fai bam bam e poi così. Poi va questa e questa qui alla fine. Ok, questo lo cambiamo visto che siamo qua. Guard break. Questo, questo. Direi che ci siamo. Roulette. C'è una nuova mossa che è questa, e la prendo perché mi servirà. Sono 320 danni. Sì, impostiamo. E tolgo calcio tifone, direi. Anzi no, corsa in faccia per ora. Sì, tolgo tecnica 1 contro 1. Ma questa può ancora essere utile. Tolgo corsa in faccia per discombobulator. Potenziamenti abbiamo la vita e l'ultima placca d'oro. E adesso abbiamo 5 sfere del massimo. Ok, in realtà off screen ho farmato un po' il casino, ma neanche troppo in realtà. È l'unica tecnica, ho preso la tecnica che si prende al casino, che è questa qua. Questa, che è essenzialmente questa ma più scarsa. Basta, non ho fatto nient'altro. Quindi iniziamo 4-6. I ran across this earlier. I don't need it, so it's yours. A gift? Didn't I ask you to stay here? Well, I need a favor in return. That explains the gift. It seems some people have been forced into slavery by the demons. I feel their pain. I'm a slave too. I think I made a mistake. The slaves got it easy. He really is just a little kid. Comunque, Olivia ci ha dato la bomba 2, che non è chissà che tecnica, perché la bomba fa 90, ok. La bomba 2 costa 2 e fa 400. Sì, è forte, ma appunto siccome costa 2 conviene forse fare tecniche 1 contro 1, che magari tipo discombobulator che abbiamo appena preso, che circa colpisce un po' ad aria se ci sono nemici vicini. E basta. Iniziamo bene. Qui la maggior parte dei nemici si possono spingere giù. Uh.
E quindi siccome sono il 2 posso fare così finché non muoiono. Ok. E lei, signorina, lei deve andare via. Ok, giù. Poi questo barile me lo prendo. Tutti opzionali questi nemici, in realtà potrei andare dritto e ignorarli beatamente. Ok, aspetta. Ah, ok, è caduta, perfetto. Cadi? Oh, perfetto. Solito, uno di questi dà vita, l'altro ti dà soldi. Tutti e due vita questa volta. Va bene. Ho ricevuto una punizione perché non lavoravo bene. E questo mi hanno spedito qui perché assomiglia a quel tizio. Ma non è vero. Non è vero, siete abbastanza diversi in realtà. E vabbè. E l'humor di Godin. L'humor di Godin è strano. E devo caricarmi un po' il Godin perché la mia barra è un po' scarica in realtà. Quindi vieni qua, vieni qua. Prima che arrivi sull'altro tizio. Ok, questo è un nuovo nemico. In realtà ne abbiamo visti in stage 3 sulla nave, ma sono, morivano istantaneamente. E sono i Midget Lama. Ma tutti gli attacchi che fanno penso si possano schivare in su. Anche se quello che ha appena fatto non sembra. C'è un tizio con la trave. Questa trave mi servirà a brevissimo. Sta arrivando una tizia con la frusta. Ok. Tu non puoi prendere la trave, quindi siamo a posto. Ok, adesso c'è quello lì. Quello sì che la può prendere la trave invece. Ok. Vai. E adesso appena questo muore verremo introdotti a un nuovo tipo di nemico. Vediamo se riesco a usargli la trave addosso. Questo è un samurai. Ce ne sono tipo 3 in tutto il gioco, se non si contano le fatine. E in morte sono abbastanza stronzi. Hanno un paio di attacchi che non si possono schivare in su. E alla fine della loro combo ci mettono sempre un attacco verticale che non si schiva in su. Quindi bisogna stare attenti. Stordito, aspetta. Picchia, ok. Dovrebbe essere quasi andato. Ok, è andato. Possono essere rognosi. Questo qua mi è stato abbastanza semplice. Non mi ha dato troppi problemi. Dipende quante volte fanno un attacco basso con sta spada che non puoi schivare in su. Di solito lo fanno quando sei a media distanza, però a volte anche quando sei vicino. Questa è legnata, per quella gratis. Non vale la pena comprarla al negozio. Ma si può guardare giù, ma non c'è niente. Questa è la katana che i nemici non possono prenderla. Ha questo attacco pesante e fa male bestia quando la tiri. Questa parte io la odio. Adesso vedrete perché. Sto pensando se mi conviene. Mi conviene fare una cosa di questo tipo qua. Metti giù questa. Queste sono armi che si possono prendere. E anche queste i nemici non le possono utilizzare. Quindi io faccio così. Lancia. Anzi, raccogli. Mettila tipo qua. E anche questa nello stesso punto. E adesso questa è la prendo questa, inizio con la lama. Ci sono 5 più 6 nemici più altri 4 che arriveranno a breve.
E sta parte la odio tantissimo. Perché sono veramente troppi. E c'è una parte più avanti che è ancora peggio, vedrete. Il tizio mi ha detto guarda che ce ne stanno ancora. Cosa stai facendo? Ok, vedete quanti ce ne stanno? L'idea sarebbe di usare tipo mosse roulette, god hand e quant'altro. Infatti mi sa che adesso tirerò un god hand. Perché stanno diventando un po' troppi da gestire. Se riusciamo a tirar via quelli piccoli. Poi gli elite qui più o meno sono gestibili in altri modi. Tipo con le armi che abbiamo. Forse. No, 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 stanno tutto storto. Ma fammi fare qualcosa per favore. Porca miseria. Onda d'urto, vai. Andatevene un secondo. No, non c'ho sta sfera qua. Ok, penso che la signorina è andata. E anche tu, ottimo. Cavolo, no, non mi serve prendermi la vita adesso. Ok, purtroppo sono tutti obbligatori. Mi tocca farli. Salva. Ma c'è di peggio perché adesso vedrete. Sì, c'è di peggio. Ok, allora, siccome ho provato questo livello due volte e mi è andato tutto storto, lo ricominciamo a zero. Ho ricaricato perché, cioè, non funzionava niente. E sì che ho fatto pratica. Allora, lì c'è un tizio con la trave. Vorrei. Vedete che non sta funzionando niente? Cioè, tira. Oh, ci voleva tanto? Va bene. Vabbè, prendi un po' di trovate in faccia. Il problema è che c'è anche una signorina qui. Questo lo posso far fuori tranquillamente. Se non si inventa cose strane. Dai. Ok, vale. Vai, vai, vai. Bravo. È andato. Poi le farò vedere le morti perché sono veramente stupide. A fine del video le faccio vedere. Questo demone mi dà. Calcio dato indietro. Avevo preso il pugno da KO quando, prima di ricaricare. E vabbè, dai, forza. Adesso mi tocca tirarlo così. Vai, ok. No, si scrive su quella roba lì. Perfetto. Ma mai una volta che fanno l'attacco che voglio io, eh? Adesso lo fa. 2, 3. Devo andarmi a prendere la fragola all'inizio del livello. Ok. Ok. Tu mi hai già dato qualcosa, ok. No, tutto il tempo del mondo, eh. Dai. Ma che vada. È solo pratica questa, dai. Allora, sto martello lo metto qui. Non mi serve per ora. Mi servirà dopo. Ok, dai. Sta andando un po' meglio adesso. Ha tutta la barra del god end. Niente. Poche sfere però, solo due. Non si trovano tessere in giro. Perché mi sono portato dietro il martello? Vabbè, tanto dopo me lo riporto su di nuovo. Qui abbiamo un nuovo nemico. Sono le amazzoni. Che non sono neanche troppo difficili, ma mi stanno dando un sacco di problemi. Questo è l'unico attacco che non puoi schivare in su. E ovviamente fanno l'unico attacco che non pensavo facessero. Cioè il calcio indietro. Che lo fanno solo quando gli stai dietro. Per il resto
si schivano tranquillamente in su tutti gli attacchi. E poi si fanno gli sweep con triangolo. Sono abbastanza utili per caricare il God Hand, perché non solo tanto schivi, hanno la combo che schivi così te lo carichi, ma si stordiscono anche facilmente. Aspetta che gli tiro qualcosa. Ok, vai. Sera. Adesso vediamo se fa la presa. Sì, via. Ma basta, ma basta. Non sono dietro, perché fai quell'attacco? Ok, calma. Dai. Ok, vai. Cioè, quando sono così capisco se lo fa. Ok, infatti. Comunque, dopo un guard break, come avete visto, si stordiscono subito, quindi. Adesso vediamo se riesco a fare questa cosa qua. Questi tre gli lancio la sbarra. Forse. Ok. Dopo questi due spammo questa tecnica, perché è morto quello. Ok. Ma come mi ha colpito, amico? Come mi ha colpito esattamente? Vabbè. Per fortuna questi hanno vita di solito. Sì, banana, ok. Sì, me la prendo subito, dai. Chiedi che a Shannon piacciono i tipi robusti? Shannon è troppo esile, non le piacciono i tipi robusti. E questo? Che mi dici di Alvis? È un fusto che arde d'amore. Ognuno ha i suoi gusti. Ok, allora, qui abbiamo un nuovo amico. Anche il suo, la sua musichetta. Quello lì è Tiger Joe, che dà il nome al livello. Andiamo su. E questo è un nemico abbastanza forte. E noi usiamo sto martello, intanto ci diamo un po' di vantaggio. Ho una tecnica per farlo fuori circa senza usare poteri. Però per questo primo incontro uso il God Hand. Dovrebbe essere andato così. E se non è andato, manca pochissimo. No, è andato. Ok, perfetto. Dopo lo rincontreremo e lo faremo un po' più legit. Ok, finalmente il checkpoint del livello 6-2. Questa porta qui. Mamma mia, oh. Questo qua vorrei combatterlo. Ok, ora faccio qui. Ah, ah, non serve, aspetta. Oh, via. Vai via, vai via. Non, vai via. Ok. Volevo buttarlo giù. Una volta mi serviva solo la mazza. Adesso gliela tiro a questa. Bam. Ok. È in grado di venire su il demone. Sì, è in gradissimo di venire su. Non volevo lanciarlo via e perdere il drop. Ok. E pugno da capo. Ok, perfetto. Ma intanto ho dubbi se i demoni possono salire sopra certi punti o quant'altro. Ho visto che a volte ti seguono anche attraverso delle porte. Questo lo conosciamo già. L'abbiamo visto per la prima volta nel quadro 2. È esattamente lo stesso nemico. Possiamo sempre fargli questo. Sarà anche un altro adesso, eh. Vai, vai, vai. Che mi serve God Hand, che ne ho appena bruciato uno per un demone. Finito? Sì. Tre sfere addirittura. E vabbè, siamo pieni, perfetto.
Ne riusciamo a fare un altro, direi. Che c'è anche la sfada della la sfida della fatina qui. Questo prossimo livello lo odio. Se devi far fuori tutti i nemici, fa schifo. Se non devi far fuori tutti i nemici, è facile. E non è che devo farli fuori tutti, però vorrei far vedere come si fa. O meno le mie strategie per farlo. Allora, all'inizio di sto livello ci sono dei monaci in giro, ma vabbè. L'importante è questo nemico qua con la torcia. Ne spawnano due. Bisogna farli fuori intanto per prendere le torce. Ne basta una di torcia. E se per caso distruggi una torcia, ne arriva un altro. Quindi sono infiniti. Perché ti servono le torce per andare avanti. Quindi io li faccio fuori tutti e due. Senza usare le torce. Ok. Adesso queste torce me le metto in punti tattici. Boring. Questi sapete già che io li faccio fuori così perché non c'ho voglia. Ce ne sono due e un elite. Allora, questa qua la metto. Oddio. La metto qua. Vediamo. Poi vengo a prenderla questa qui. Qua c'è una banana. E c'è un'altra. Qui. Non mi ricordo se in uno di questi c'è. No, deve essere in quello là. O una fragola o una banana. Boring. Ok, questa è fragola banana. Fragola, ok. Mi sembra che a volte è banana non fragola. Più spesso fragola, però. Questo lo usiamo adesso. Contro di lui. No, farmi la presa. Stordito, ottimo. Ah, suplex. Vabbè, fatto. E in teoria questi sono tutti nemici. Cioè non sono obbligatori da fare, però meglio toglierli dalle scatole. Risorse, niente. Ok. Adesso bisogna accendere le tre torce sui muri dove ci sono le bocche demoniache. Qua. Questa la tengo per ultima. Bisogna farle entro un tot di tempo, se no si spengono. Una volta fatte 2-3 si apre quella porta. Dietro quella porta ci sono 6 nemici. E ti vengono tutti addosso, a prescindere da dove sei. E adesso vediamo se mi ricordo il setup che ho fatto per farli fuori abbastanza velocemente. Allora, vediamo se mi ricordo. Tira, girati, lock on. Lock on, aspetta che scendano tutti. Prendi, tira. Prendi, tira. Vediamo. Chi è rimasto vivo? Vorrei far fuori la zebra. La più pericolosa al momento. E bonk. Sculacciata. Perfetto. Andiamo fatti fuori abbastanza. Adesso vediamo che. Oh no. Ok, aspetta. Scappa. Sfera. Salta su. Va bene. Affrontiamolo qui. Qui che arriva. È necessaria questa sfera. Se mi butta il tridente lo posso kaitare e riprendermelo. Non l'ha buttato. Però posso fargli un altro picchia.
e magari con quello. Sembra che l'ha lasciato, vero? Mi sembra di sì. Allora, facciamo così. Oh, oh, oh. Velocissimo. Eccolo qua, perfetto. Aspettiamolo qua. Bonk. Andato? Non ancora. Dai, avrà pochissima vita. Oh, nonostante, nonostante un demone tridente, l'abbiamo comunque fatta senza sprecare troppe risorse. Ok, questa vita me la tengo, mi servirà. E bene, qua c'è la sfida della fatina. Andiamo a farla perché è abbastanza semplice. Qui bisogna affrontare un samurai, un amazzone e un samurai in quest'ordine. I samurai sono abbastanza semplici una volta che li hai capiti. E appunto hanno un attacco che non schivi in su, uno ne ha. E uno alla fine della combo, ma se la combo gliela interrompi prima, non lo fanno mai quell'attacco là. E non mi interessa con quanta vita finisco, perché tanto poi c'ho un sacco di vita fuori, quindi mi ricarico. Non voglio stare a... voglio stare appiccicato a questi qua. Ok. Vai, perfetto. Continua a schivare sto qua però. Vabbè, adesso ci muore. Perfetto. La spada me la tengo. Ah, dai, davvero? Ok, dai, ci riprovo. Va bene, va bene. Intanto qua, anche se si muore, non è un problema. Che di solito arrivo qui con il Godend, no? Faccio il primo samurai col Godend, poi l'amazzone la uso per ricaricarmelo, e il secondo ci uso un altro Godend. Tanto, all'inizio del prossimo livello me lo ricarico gratis. Ok. Non so se usarlo adesso. Vai, vai, vai. Papà. Ok, ci dovremmo essere. Dai, gli ha tolto un terzo di vita la spada. Dovrebbe essere fatta.
Perfetto, 30.000 zip presi. E... qui cosa c'è? Vabbè, tutto il resto è soldi allora. Sto pensando anche come... oddio, la prossima volta mi tocca... no, riesco a farne un altro, dai. Metto un altro livello in questo video perché... così tengo tutto il resto del... il prossimo episodio lo facciamo a tema. Salva veloce, questo è cortissimo. Da un livello per prepararsi al boss dopo, quindi. Continua. Allora, intanto questo livello qua possiamo vedere il resto del quadro. Quella è dove abbiamo iniziato. E lì in fondo, in alto, è dove dobbiamo andare. E quelle caverne lì sotto ci siamo passati prima. Qui c'è una porta, quindi posso ricaricarmi tutta la barra. Per quello ho detto che si poteva sprecare. Ok, questo me lo prendo, glielo tiro. Via. Ancora. Giù. E qui c'è una sezione platform che fa veramente schifo, perché se si sbaglia è morte istantanea. Per fortuna non sono troppe le piattaforme, ma l'ultimo salto soprattutto è un po' rognoso. Conviene invece cercare di fare, di dargli un angolo, aspettare che si allinei. Ok. Ora? Perfetto. Questa poi, Shannon si è preso un chihuahua velenoso. Allora, qui c'è una specie di puzzle. Bisogna tirare gli ossi al chihuahua e portarlo dall'altra parte del percorso. Vai. Questo, penso un altro e ho fatto. Gli ossi in teoria si possono usare come arma, ma fanno veramente poco danno. Però questa lancia via, quindi ha un suo utilizzo. Qui penso posso controllare. Se va velenoso non è il maletto da evitare. Ok. In quel barile di solito ci sono trasfere. Sì. Quindi posso bruciarne due e prenderne tre e essere pieno. Perfetto. Ci sono un po' i ciccioni. Sono tutti opzionali, ce n'è uno nuovo che non abbiamo visto, che boh, proveremo a combattere. Vediamo quanto bene mi riesce. È che questi tre tendono a essere problematici, ma con il barile dovrei aver tirato via abbastanza vita. Guarda se para anche un attacco, figurati. Facciamolo venire qui, questo qua. Ok, sta venendo, con calma, perfetto. Ok. Perfetto, and one, and two. Non vorrei usare il God End contro quello lì, però... si possono lanciare giù da qua, però non è facile. Ah, pure, ok.
Però mi sa che lo uso perché questi qua lo odio sto nemico. Ce ne sono due in tutto il gioco. E uno era nella fatina della. Nella fatina della fatina del quadro prima. Ok. Ricaricami un po'. Sa che adesso faccio vedere una mossa della roulette che non abbiamo visto. L'abbiamo presa nella stage 5. Non è questa qui. Dovrebbe essere sufficiente a farlo fuori. Sì, un po' indietro, perfetto. Quasi tutto il Godend carico, perfetto. E ci fermiamo qui, ne abbiamo fatte anche troppe oggi. Ah, ok. C'è sempre della vita lì. Ok. Salva. E per oggi abbiamo concluso. Ci vediamo alla prossima volta. Ho inventato una tecnica per batterlo. Vediamo se mi ricordo come si fa. E niente, non funziona niente oggi. Vediamo. Fantastico.